Dunque, siamo a casa, quella che dovrebbe essere casa. Questo è, come avrete visto dal video, dovrebbe essere il mio studio, il nostro studio, ma non è ancora pronto. Oltretutto non sono riuscito ancora a fare una ciospa di nulla e non siamo mai venuti a sistemare questo muro che c'è ancora la scritta Canarie più Tenerife, che ancora non abbiamo capito cosa voglia dire. Ma, oh, questo è il mio studio, no? Questo è il nostro studio, quindi vengo a registrare qua. Qual è il problema? Dunque, come avrete già immaginato e come avrete percepito nell'aria, ci avviciniamo all'estate. Non so se l'avete già capito dai 400 gradi all'ombra che fanno fuori in questo momento. Io tra l'altro sono chiuso dentro e quindi sto patendo le pene dell'inferno senza corrente, perché in questa casa non c'è ancora la corrente, quindi non posso accendere nemmeno un ventilatore o un condizionatore perché non posso, non c'è corrente, come c***o accendo io la roba? Quindi sta arrivando l'estate e in vista delle ferie sto iniziando a passare in rassegna tutto il mio backlog di videogiochi, insomma, da finire. E la mia attenzione si è concentrata un pochettino su questa cosina qua, sulla Switch. Perché non su Steam Deck? Perché su Steam il backlog è irrecuperabile. Ormai ci ho messo una pietra sopra e anzi, adesso che sono riuscito a mettere l'account di Epic su Steam Deck è letteralmente impossibile. Quindi, siccome ho ancora cosine carine da finire su Switch, questa sarà l'estate di Switch. Sarà l'estate Nintendo. E quindi sono qui insieme a voi quest'oggi a passare in rassegna tutta la robina che ho su Switch e che non ho mai finito, o non ho mai addirittura manco iniziato in alcuni casi. Quindi, oh, sedetevi comodi, non come me che sto in piedi, anche perché le sedie sono tutte dall'altra parte, e iniziamo a passare in rassegna un po' le cose. Non ho il game capture, ragazzi, perché mi pare ovvio che non c'è il game capture, no? Che lo chiedete a fare, bravi. Primo gioco, non so se vedete, abbiamo Legende Arceus. Legende Arceus, ragazzi, Pokémon Legende Arceus, che dire? Sono arrivato al quarto boss, insomma, Electrode. Spoiler. Sono arrivato ad Electrode con la storia, stavo un po' farmando in giro, e quindi quest'estate sarà una delle cose che posso fare sul divano comodamente mentre sono in ferie al mare. Primo giochino che forse alla fine dell'estate avrò finito. Questo è molto probabile che l'avrò finito. Le faccio sapere poi. Probabile che non avrò finito un cazzo. Oh, dunque, secondo giochino, Breath of the Wild. Zelda Tears of the Kingdom. Tra l'altro ho la Switch di Tears of the Kingdom. Voi non la vedrete. Tra l'altro i Joy-Con non sono quelli della Switch di Tears of the Kingdom, perché quelli della Switch di Tears of the Kingdom sono dorati e bianchi, si macchierebbero appena li guardo. Zelda Tears of the Kingdom, che dire di Tears of the Kingdom? Bello, un po' more of the same, le variazioni nella Hyrule di Tears of the Kingdom sono carine, sottosuolo bellissimo, non credo che riuscirò a finirlo entro l'estate, anche perché poi vedremo cosa c'è da giocare ancora, ma devo dire molto 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 bello. Da avere su Switch, soprattutto se non l'avete giocato e se avete già giocato a Breath of the Wild. Minecraft Dungeon, dunque, Minecraft Dungeon io l'ho finito, la storia principale, ma non ho finito i DLC. Questi probabilmente entro la fine dell'estate li avrò finiti. Bellissimo Minecraft Dungeon, molto molto meglio di Legends, sì, l'ho detto. E anche molto molto meglio di Minecraft totale, proprio il Minecraft vero e proprio. Try me, bitch. Ah, poi abbiamo Cult of the Lamb, ragazzi, Cult of the Lamb, non so se lo vedete, l'iconcina, gioco bellissimo, veramente bello, io lo straconsiglio, non tanto su Switch, anche se comunque Switch regge bene, devo dire la verità, è un po' lento nei caricamenti, ma regge bene, ma gioco che straconsiglio perché è veramente, veramente molto carino, un misto tra gestionale e roguelike, ve lo straconsiglio, se siete avanti soprattutto dei roguelike e se vi piace anche un minimo fare un po' di gestionale della vostra tribù, insomma, della vostra città. Giocatelo, molto molto bello. Questo non so se l'avrò finito entro la fine dell'estate, ma forse lo porterò avanti un bel po'. Vabbè, abbiamo Animal Crossing New Horizon, ragazzi. Che cos'altro gli vogliamo di Animal Crossing New Horizon? Ho saltato ovviamente Warframe e Palia. New Horizon non come New Leaf, per quanto mi riguarda New Leaf molto meglio, molto più bello, ma la partitina ogni tanto si fa. Tra l'altro questo non si finisce, quindi... Oh, Bud Spencer e Terence Hill, Slap & Beans 2. Oh, ragazzi, questo gioco qua io ce l'ho su PS5 e su Switch. Paradossalmente l'ho giocato molto più su Switch che su PS5. E in nessuno dei due casi l'ho finito.
Vabbè, che c'è da dire, ragazzi, su Slap and Beans? È Slap and Beans, insomma. C'è Semena, c'è un sacco di reference ai film di Bud Spencer e Terence Hill. Ho adorato completamente la colonna sonora, ho adorato tutto il gioco, stavo adorando tutto il gioco, ma non l'ho mai finito perché è un po' deficiente, in realtà. Questo non lo so perché non l'ho mai finito. Oh, allora, Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso DX. Ragazzi, bello. È un po' kid per quanto mi riguarda, un po' da bambinetti in alcune fasi, soprattutto della storia, ma ragazzi, Mystery Dungeon è bellissimo. Non so se quanto gli altri, perché gli altri in realtà non li ho mai finiti, li ho sempre, diciamo, io ero quello povero della scuola, cioè non potevo comprare tutto, quindi Mystery Dungeon li ho, di tutti i Mystery Dungeon ho solo fatto il test iniziale, grazie a qualche console, a qualche cassetta dei miei amici di scuola. Ma non ho mai giocato nessun Mystery Dungeon, quindi ho preso questo per Switch, perché adesso ho dei miei soldi e quindi l'ho potuto comprare. Molto 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 bello, così bello che non sono andato avanti con la storia, ho fatto di continuo dungeon a me e non l'ho mai finito. Quindi devo finire la storia, ma mi viene sempre la cosa di andare a fare dungeon a caso e non completare la storia. Vabbè raga, poi c'è Wingspan, ragazzi, c'è Wingspan, se non lo conoscete, ragazzi, guardatevi i gameplay su YouTube e andate a informarvi sul gioco di Wingspan, ve prego. Io ce l'ho due volte, ce l'ho su Steam e su Switch. Switch fenomenale, giocatevelo, bello, veramente bello. Oh, Octopath Traveler 2, ragazzi, che dire di Octopath Traveler 2? Io faccio sempre così, ma non so se si vede sta minchiata. Dunque, Octopath Traveler 2, bello, bello, bello. Questo 2,5D, non vedo l'ora di vederlo applicato su Dragon Quest, bellissimo. Non vedo l'ora proprio di giocare Dragon Quest, ma Dragon Quest me lo giocherò su Steam Deck. E Octopath Traveler 2 è veramente, veramente molto, molto carino. Combattimento a turni, storie molto interessanti. Non l'ho mai finito perché? Perché lo comprai nell'estate di un anno fa. E non, poi finita l'estate non ci ho più giocato perché non ho avuto più il tempo di giocarci. Perché cioè, se devi, cioè, ti devi mettere lì un pochettino, un po' come Zelda. Devi metterti lì e concentrarti e andare avanti con la storia, quindi non l'ho mai finito. Quest'estate non lo finisco ancora, però... Oh, allora, The Survivalist. The Survivalist. Insieme ad Octopath Traveler e a Mystery Dungeon, comprammo The Survivalist. Gioco che non ho ancora iniziato. Ce l'ho installato, ma non l'ho ancora mai iniziato. Sembra molto carino, sembra molto interessante. A Marzia è piaciuto tantissimo, tant'è che sulla Switch Lite lei se l'è iniziato. Ma io non l'ho ancora mai giocato, quindi boh, vi faccio sapere. Non credo finirà, perché non credo abbia un finale, credo sia un survival game. Vedremo. Pokémon Spada l'abbiamo finito, anche se non abbiamo mai giocato i DLC e mi duole dirlo, anzi non mi duole dirlo, non li comprerò mai, perché io faccio parte di quella vecchia scuola di Pokémon dove te compravi il gioco e il gioco era finito. Non è che dovevi comprare altri 25 euro per far arrivare a 90 euro totali per avere comunque non tutti i Pokémon, quindi non comprerò il DLC, la storia l'ho finita, l'ho trovata... Diamante e Perla, bellissimo, l'ho finito. L'unica cosa che c'è da finire in Diamante e Perla, credo che nell'estate lo finirò, è i dungeon sotterranei. Quindi devo scavare, devo picconare le cose per trovare le pietruzze, quelle a forma di cassettina, per avere i leggendari. Questa è una roba che se può fare. Questa è una roba che forse alla fine dell'estate l'avrò fatta. Tutta. Forse. Oh, Monster Hunter Generation Ultimate. Mio Dio, che cosa vedevo di più su Monster Hunter? Su Monster Hunter in generale, sulla saga di Monster Hunter in generale. Penso di non dovervi dire più nulla. È fenomenale, gioco bellissimo, un tributo ai fan, ne abbiamo già parlato. Tra l'altro nel video che descrive tutta la storyline di Monster Hunter, dal primo uscito fino a Wilds, che uscirà adesso nel 2025, quindi ho già detto tutto, vi rimando all'altro video. Guardatevi il video. The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io questo l'ho presi perché mi piaceva l'idea di avere la copia fisica di Afterbirth Plus. Ma su Steam ho Repentance, quindi non lo giocherò. Purtroppo, ragazzi, ce l'ho su Steam Deck. Oh, allora, ragazzi, che bello. Final Fantasy X/X2 HD Remaster. Allora, bello. Per quanto a molti, in realtà, il 10.2 abbia fatto schifo, perché il 10.2 a molti ha fatto veramente, veramente tanto cacare, e io me lo stavo godendo tutto, se non fosse che si ruppe il CD, il gioco, perché era assolutamente originale,
E quindi su PlayStation 2 non l'ho mai finito. Mi hanno regalato per il compleanno 10.2 e 10 HD Remaster. Sto giocando ovviamente a partire dal 10, perché appunto, insomma, bisogna anche giocare quello prima e quello dopo. E devo dire, mi stava piacendo un bel po'. I combattimenti non sono sempre scontati, non è sempre la soluzione esatta overlivellare per battere il boss. Questa è una roba che mi ha fatto impazzire di gioia, perché tutti gli strategici a turni sono sempre e da sempre il gioco in cui overlivelli, vai avanti e devasti qualsiasi cosa. Invece no, quei boss te ci devi impegnare. Bello, brava Square Enix di qualche anno fa. Purtroppo non fa più le cose come le faceva prima. Però, oh, Inscription, ragazzi, Inscription l'ho finito. Inscription l'ho finito tutto e mi dispiace, veramente mi dispiace. Una delle esperienze videoludiche più belle che abbia mai vissuto a livello di indie, ovviamente. Bello, ve lo straconsiglio. Non lo finirò, non lo giocherò quest'estate perché c'è tanto altro, ma giocatevelo voi. Ve lo straconsiglio anche su Switch. Oh, ragazzi, Okami HD. E non è una bestemmia. Che cosa vogliamo dire di Okami? E anche in questo caso non è una bestemmia. Che cosa vogliamo dire di questo gioco? Raga, bellissimo, comparto artistico bellissimo. Capcom non ha mai fatto un remake, un continuo. Sono passati degli anni, fare semplicemente una remaster, diciamo in HD, del primo Okami. E sono sicuro che la remaster fosse un sondino. Cioè, hanno lanciato la remaster per capire se vendeva. Non ha venduto come loro speravano e quindi hanno comunque messo da parte il progetto. Però, ragazzi, Okami, bellissimo. Giocatevelo, soprattutto se siete non come me, quindi se avete un po' di masticanze in più con l'inglese, giocatevelo perché è veramente, veramente molto, molto, molto carino. Oh, ragazzi, allora, quella che sto per farvi vedere è una piccola perla di cui però nessuno parla. Perla parla. West of the Dead. È un roguelike ambientato nel western, in una sorta di limbo, insomma, una sorta di purgatorio. Veramente, veramente molto, molto bello, col sistema di sparo, col sistema di rifugio? Copertura. Cioè, sistema di copertura e di sparo, ragazzi, bello, bello, bello. Straconsigliato. Skyrim. Che cosa dire di Skyrim? Probabilmente non lo giocherò mai. Mi starete chiedendo perché? Probabilmente non lo giocherò mai. Perché a me la Switch piace giocarla in handheld. E quando io gioco a Skyrim in handheld, la batteria si azzera in un'ora e mezza. Almeno con la vecchia Switch. Adesso con la nuova non ho mai provato, effettivamente. Ma in un'ora e mezza, sayonara. Quindi diventa difficile giocare a pause di un'ora e mezza a Skyrim. Soprattutto se giochi in handheld, quindi lo sto rinviando fino a quando non avremo appunto un televisore in questa casa e avrò la dock posizionata che mi basterà far così e giocarlo. Prodotto ovviamente che si pubblicizza da solo, non vedevo di niente, è Skyrim. Tormented Souls, gioco che ci hanno regalato i developer, grazie mille developer di Tormented Souls. Gioco veramente veramente molto carino, molto molto interessante, è un misto tra Silent Hill, i vecchi Silent Hill e Resident Evil, i primi Resident Evil. Veramente figo. Sapete perché non l'ho finito? Perché mi si bloccava. Spero l'abbiamo aggiornato. E anche perché un po' mi cagavo addosso. Però non lo dite a mia madre. Moonlighter. Non conoscete Moonlighter? Pezzi di merda. Ragazzi, che dire di Moonlighter? Anche qui, roguelike con sistema di dungeon e gestionale in questo giro. E questo giro ovviamente non è come Cult of the Lamb. Non dovete gestire il vostro culto, la vostra cittadina, ma dovete gestire il vostro negozio. E vendete la roba che riuscite a prendere dai dungeon. E non l'ho mai finito, non sono mai andato avanti più di tanto perché il mio obiettivo era finire prima Inscription, poi Cult of the Lamb, poi Moonlighter nel mezzo. Ma Moonlighter l'ho solo letteralmente iniziato e lo giocai tantissimo su PC ai tempi e poi non c'ho più. Non mi ricordo nemmeno su quale client lo giocavo. Oh, Loud. Loud, si chiama proprio così, Loud. Altro gioco che ci hanno donato i developer. Molto molto carino, se siete appassionati di giochi stile Guitar Hero, ma con una storia incentrata sulla crescita, soprattutto dal punto di vista musicale, Loud è il gioco che fa per voi. Non vi aspettate il capolavoro, è tutto narrato, diciamo, tramite queste cinematic e gli eventi che poi portano la protagonista ad essere, diventare, insomma, famosa, mentre segue la sua passione per la musica, molto molto carino, anche a tratti abbastanza difficile. Ve lo consiglio, dateci un'occhiata. Fatemi sapere nei commenti se poi vi è piaciuto. Hollow Knight.
bellissimo, ma lo odio. Lo odio perché sono arrivato a un punto, non so dove cazzo andare. E sono lì, fermo, vado in giro, muoio perché nel frattempo che cerco non so più dove cazzo devo andare. E nel frattempo, siccome l'ho messo in pausa 2 anni fa, io non ricordo più dov'ero e cosa devo fare. Quindi dovrei iniziarlo da capo, ma è dura. Se riuscirò a metterci le mani sopra e riuscirò a portarla avanti, ne sarò felicissimo. Tanto Silksong ancora non esce, quindi mettetevi l'anima in pace, non esce Silksong. Oh, arriviamo all'ultimo gioco, anche se in realtà non sono abbastanza sicuro che sia l'ultimo. Credo di avere qualche gioco non installato da qualche parte. Final Fantasy The Zodiac Age, Final Fantasy XII Zodiac Age, la versione, diciamo, completa di Final Fantasy XII. Iniziato perché ai tempi giocai Final Fantasy XII su PS2, anche in questo caso non l'ho mai finito, non so perché non l'ho mai finito Final Fantasy XII, se non erro rimasi bloccato ad un boss, mi ha eroso così tanto il culo che non ci ho più voluto giocare, però lo stavo amando, mi stava piacendo. Il sistema Gambit ai tempi non l'ho compresi tanto perché pensavo fosse una minchiata, io ero abituato al sistema a turni, al combattimento a turni. Quando poi ho ripreso in mano Zodiac Age ho amato il sistema Gambit, non so se è una roba che è successa solo a me o anche a qualcun altro che ha giocato a Final Fantasy XII, ma è una roba che all'inizio io non comprendevo, all'inizio non capivo perché la gente la riteneva così bella, dopo giocandolo ho capito perché la gente lo riteneva bello. Tanto apro che sta scura qua. Lo giocherò durante l'estate? Non credo. Non credo perché devo finire prima il 10 e il 10-2. E tra l'altro questi sono due, sono, cioè in realtà sono 3 giochi belli pesanti. Cioè non credo riuscirò a toccarlo, ma spero vivamente di sì. Anche se non credo, cioè già solo Octopath Traveler si porterà via il 90% del tempo. E considerando che devo finire anche Legend of Arceus. Ovviamente nelle pause, quando questa sarà a caricare, perché io non gioco ragazzi sotto carica, che dirsi io faccio parte della schiera di deficienti che è convinta che se giochi sotto carica, con la console sotto carica, si scassa. Quindi io, facendo parte di quella scuola di pensiero, non giocherò con questa sotto carica, ma ci giocherò quando sarà completamente carica. E quando sarà scarica, ovviamente porterò avanti roba su Steam Deck, ma direi che questa estate, tanto la spengo, questa estate sarà caratterizzata da Switch, sarà caratterizzata da Nintendo. E voi che cosa vi giocate quest'estate? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere quali dei giochi che vi ho elencato avete giocato, finito, e quali vorreste giocare, e soprattutto cosa ne pensate, fatemelo sapere nei commenti, e fatemi sapere se alla fine di questa estate mi piacerebbe vedere un po' un video dove, ecco, vi dico cosa sono riuscito a portare a termine. Probabilmente molto poco, ma la prendo come una sfida. Commentino. Dunque, dallo studio per oggi è tutto. Sta scurata, diventa notte, io me ne devo tornare a casa. Tra l'altro sono in bici, cazzo è caldo. E siccome ero venuto per lavorare e fare roba, non credo di aver fatto niente, praticamente. Io sono Raffaele, questo era Stay Nerd. Vi ringrazio di aver guardato fino a qui. E noi ci vediamo nel prossimo video.